Allora Marco, zona logistica semplificata, è una grande opportunità, se ne è parlato, riparlato, ma credo che siamo solo agli inizi perché veramente ci sono tantissime cose in ballo. Abbiamo intervistato anche Alessandro Santi ieri o l'altro ieri, che è il presidente di Federa d'Agenti Nazionale. Tu che hai seguito questa cosa insomma da più tempo. Sì, è una grande opportunità e fortunatamente siamo riusciti al photo finish a entrare solo, diciamo così, tra virgolette, per l'area portuale di Chioggia, però comunque è sicuramente un tassello importante esserci come città e anche come realtà portuale. Un porto che si sta sviluppando sempre più con l'arrivo dei croceristi e comunque questo può essere un grande volano poi di investimento per tutto quel settore imprenditoriale che vede nel porto la possibilità di poter avere degli sgravi fiscali attraverso appunto la zona logistica semplificata e dunque poter portare economia, sviluppo, posti di lavoro e chi ne ha più ne metta, diciamo così, no, tra virgolette, nel senso che è una grande opportunità essere all'interno di questa zona logistica speciale veneziana e rodigina. E dunque noi purtroppo, ahimè, al tempo per tutta una serie di situazioni non siamo rientrati, sembrava, ripeto, una cosa persa, un po' di testardaggine personale e insieme con l'amministrazione comunale è stato uno dei primi, diciamo così, azioni che ho chiesto all'amministrazione di fare e siamo riusciti attraverso anche una riunione congiunta anche con le amministrazioni di Cavarzere e di Cona di poter cercare appunto di far massa critica, di poter appunto poter portare la nostra attenzione nei confronti della regione per cercare in qualche maniera di poter in qualche zona di poter rientrare, anche se sembrava appunto che la partita fosse persa. Siamo riusciti in parte, però siamo riusciti, diciamo così, è stata premiata a Chioggia attraverso la zona portuale. C'è ancora tanto da fare? C'è però ancora tantissima cosa da fare, però diciamo così la parte istituzionale, dunque tutti gli attori che hanno contribuito a far questo con la firma del DPCM appunto da parte del Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera e dunque diciamo tutto quell'aspetto burocratico che era in gestione a livello ministeriale si è sbloccato e dunque adesso è in mano praticamente tutti quegli aspetti tecnici che poi dopo daranno vita a come operare cioè passare dalle parole ai cosiddetti fatti, ecco, in maniera diciamo così funzionale e operativa. Però il più è stato fatto perché era fermo tutto quanto a Roma e la regione che fin dall'inizio aveva sposato in pieno l'azione che era stata posta da Confindustria, portata avanti nella fase embrionale, portata avanti a livello regionale con l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato e il presidente Zai, ha portato avanti attraverso l'azione congiunta delle varie amministrazioni comunali da una parte, le province, città metropolitana, le camere del commercio, tutte, insomma, tutta una serie di azioni messe in campo in maniera un po' anche silenziosa hanno prodotto, diciamo così, una ricaduta importante su parte del territorio del veneziano e del rodigino, Porto Marghera in primis e anche tante aree, diciamo, depresse della parte del rodigino. Dunque un grande lavoro di squadra che, diciamo così, tra virgolette, ci ha premiato anche come Chioggia, anche grazie, diciamo così, tra virgolette, a quel lavoro congiunto che ci ha visto attivi nel sollecitare, nel cercare appunto di essere far parte della partita, anche se sembrava una partita chiusa ormai. Però adesso bisogna che state. No, adesso come? Sicuramente stiamo andando, ma il fatto di esserci dentro, il fatto di essere, dimostra di essere considerati e in questi giorni, poi l'hai visto, eravamo a bordo della nave Vespucci alla conferenza dell'evento seminario con l'autorità promossa dall'autorità portuale, con Venezia e Chioggia in primis, dove si parlava di porto città e waterfront appunto delle due città, Venezia e Chioggia, dunque dimostrazione che siamo sempre più presenti nei tavoli che contano. E il fatto di avere la croceristica sempre più in fase di sviluppo e qua ne dà atto anche nei confronti dell'amministrazione comunale, del sindaco in primis, che si è attivato in tutte le sedi perché questo possa prendere piede sempre più, e questo è un ritorno molto importante, e il fatto di essere considerati, quelle considerazioni che prima, ahimè, per mille motivi, non sto qua a criticare nessuno e a creare polemiche, però non c'era, adesso c'è quella sinergia con i vari enti e questo dà veramente poi un volano di ritorno per la città. E questa è la cosa importante, soprattutto di poter essere presenti e poter essere funzionali nei ruoli che tutti noi abbiamo.
Speriamo bene. Grazie. Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete è una aragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da cam, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale.